PCT Facile, il primo podcast per avvocati tecnologici. Ciao e benvenuto a PCT Facile, il primo podcast dedicato agli avvocati tecnologici. Io sono Francesco Posati, autore e curatore, e ti do il benvenuto alla puntata numero 13. Questa puntata nasce dall'ennesima reazione di un'amica verso il PCT, da cui deriva anche il titolo, ma vuole essere anche occasione di approfondimento alla domanda che noi ci dobbiamo porre e che ho già anticipato alla puntata numero 11. Perché oggi l'avvocato deve essere tecnologico. Prima di incominciare, volevo chiederti se hai ascoltato le precedenti puntate e se ti sono piaciute. Ormai sono passati 3 mesi dall'inizio di questa avventura. Il podcast sta crescendo grazie anche ai tuoi consigli e suggerimenti. Continua a condividermi commenti o feedback. A maggio ho programmato una puntata speciale di questi mesi trascorsi insieme. Ringrazio anche chi ha già dedicato il suo tempo nel lasciare i commenti e ha votato il canale Telegram a PCT Facile. Essa è salita al 10° posto nella classifica a tema. Un saluto va anche agli utenti Apple che stanno ascoltando il podcast su iTunes e agli utenti Spreaker. Puoi anche contribuire alla puntata e diventarne produttore esecutivo. Basta collegarti alla pagina paypal.me/fposati e lasciare una libera donazione. Comprenderai che la realizzazione di questo progetto richiede molto tempo e risorse. Iniziamo. Dall'entrata in vigore del processo civile telematico il 30 giugno del 2014, tu, insieme ai colleghi, ti starai confrontando con l'uso delle tecnologie digitali. Ti sarà anche capitato di leggere sui vari social network o di ascoltare nei corridoi dei tribunali i commenti di amici o colleghi sul processo civile telematico che si lamentano e sbandierano la fatidica frase: siamo laureati in giurisprudenza, non in informatica. Chiariamoci sul punto. Usare uno scanner, una firma digitale, mandare o ricevere le PEC, usare i redattori atti o gestionali integrati, non significa essere informatici, ma solo interagire con la realtà. Per farti comprendere che significa essere informatici, basta guardare la foto di copertina della presente puntata, che raffigura Margaret Hamilton, l'informatica che portò l'uomo sulla Luna. La foto è del 1969 e raffigura Margaret intenta a mettere uno sopra l'altro tutti i libri contenenti il codice sorgente del software di bordo per il programma spaziale Apollo 11. La pila di tutti i manuali supera l'altezza della scienziata. Per farti capire anche il valore che ha portato la Hamilton nel mondo, basta dire che in un'epoca in cui i posti principali, il 1969, erano in mano agli uomini e il sessismo era dilagante, era la Hamilton la responsabile alla supervisione del software del progetto Apollo a soli 33 anni. È stata lei a coniare il termine ingegneria del software. Nel vedere la foto allora capirai cosa significa essere informatici e che va al di là del semplice uso di una firma digitale, di una PEC o una mail o uno storage documentale in cloud. A giugno del 2016 saranno 2 anni dall'ingresso del processo civile telematico e la digitalizzazione della giustizia, nel bene e nel male, sta avanzando lentamente in altri ambiti: amministrativo, tributario, penale, giudice di legittimità. Dobbiamo incominciare ad avere un minimo di buona volontà. Tutti possiamo imparare ad usare il processo telematico in modo impeccabile, anche investendo nei giusti software. Basta un minimo di studio e di pratica. I vantaggi saranno enormi per tutti. Ribadisco, l'uso delle tecnologie digitali non è informatica, è solo vita quotidiana nel relazionarsi con il mondo. Sotto questa ottica non ha più senso questa dicotomia giuristi e informatici. Per allargare la visione, capendo anche quali saranno i clienti del domani, riporto il contributo di Marco Camisani Calzolari, che ringrazio. Marco è digital evangelist, scrittore, speaker e ricercatore nel campo della comunicazione digitale, nonché autore e curatore della rubrica Pronto Soccorso Digitale, in onda all'interno del programma TV 1 mattina ogni sabato. In una delle sue dirette su Facebook ha parlato di bambini e programmazione e dell'importanza di una cultura digitale. Ascoltiamoli insieme. Stai ascoltando PCT Facile, il primo podcast per avvocati tecnologici. Cosa fareste se vi dicessero che da domani vostro figlio non ha più ore di matematica a scuola? Pensereste, ma sì, tanto non deve mica fare il matematico. Oppure se vi dicessero che non ha più ore di storia a scuola? Ma sì, tanto non deve mica fare lo storico. O magari non ha più italiano, ma tanto non deve fare lo scrittore. Non è così, giusto? Perché sapete che l'italiano, la matematica, la storia sono
pezzi fondamentali della cultura di un individuo per comprendere il mondo che lo circonda, corretto? E di conseguenza, evidentemente, diventare competitivo nel mondo del lavoro, perché un ignorante non lo vuole nessuno. Perfetto. Oggi il mondo è cambiato, però. Oggi molte delle logiche e delle funzioni della vita passano attraverso un linguaggio nuovo che spesso dietro ha proprio le logiche della programmazione, cioè quella delle condizioni: se succede questo allora fai questo, dei moduli, no? Che vanno in sequenza, e molte delle attività passano attraverso queste nuove logiche senza necessariamente dover diventare programmatori. Per cui i nostri figli che non imparano i linguaggi di programmazione rischiano domani di rimanere fuori da alcune logiche che regolano il mondo, che regolano la società. Ci sono molti dibattiti in merito, ci sono illustri colleghi che ritengono che in fondo i linguaggi di programmazione non siano così necessari da insegnare, perché in fondo mica tutti devono diventare dei programmatori. È in parte corretto, ma non è quello il punto di vista, no? Il mio punto di vista è legato alla cultura, e quindi deve essere parte della cultura. Inoltre, il presupposto, no? Il prerequisito spesso per imparare correttamente quel mondo è l'inglese, no? Ma spesso l'inglese viene insegnato da insegnanti che, ma, poverine, fanno a volte fatica anche a parlare l'italiano. Altro che l'inglese, altro che the book is on the table, eh? E quindi alla prima volta che uno ha imparato dopo 5 anni di inglese l'inglese, pensa di averlo imparato, magari anche superato gli esami brillantemente, arriva qui in Inghilterra, il taxista gli parla e questo non capisce nulla e si rende conto che l'inglese è una cosa diversa. È molto simile anche nel mondo del lavoro. Se non hai mai maneggiato un Excel a scuola, è difficilmente, no? Poi dopo lo gestisci con facilità, no? Così come, come dire, come andare in bicicletta da grandi, un po' tardi, no? Bisogna iniziare presto. Ecco perché è molto importante che ci si impegni tutti. Certo, è colpa a volte della pubblica amministrazione, a volte è colpa degli investimenti, sappiamo che le scuole magari non hanno la carta igienica, però l'ora di matematica la fanno, e quindi dovete pretendere, dobbiamo tutti pretendere che i nostri figli abbiano un'adeguata educazione digitale affinché abbiano opportunità per il futuro, abbiano opportunità di competere anche con gli altri, quelli di nazioni più avanzate che invece insegnano, imparano queste cose. Spesso non è una questione economica, è una questione prevalentemente culturale. Pensate che la patente europea del computer è una cosa che insegna ad utilizzare in sostanza Office 2003, gli esami si fanno su quello, cioè roba desueta che non utilizza più nessuno, eh? Eppure uno viene fuori con la patente europea. Per cui attenzione, perché l'educazione digitale in assoluto non è qualcosa di certo, di definito, così come lo è la matematica, no? È una cosa in continua evoluzione e voi genitori avete il dovere di occuparvene e di informarvi per i vostri figli e poi di andare a pretendere ovunque, in qualunque sede, che i vostri figli siano educati correttamente. Per il bene dei vostri figli e per il bene dell'Italia e di tutti gli italiani. Nel continuare a citare Marco Camisani Calzolari, essere digitale significa solamente capire che oggi disponiamo di strumenti che ci semplificano le operazioni di tutti i giorni, sia nel lavoro che nella vita personale, che ci fanno comunicare in modo più veloce e idoneo e che ci migliorano il nostro modo di vivere, aumentando la nostra conoscenza. Essere digitale non significa affatto essere schiavo di un computer, di uno smartphone o di un tablet, tantomeno significa dover spegnere il proprio cervello perché tanto c'è il computer. Essere digitale significa pensare e valutare al meglio come unire le proprie forze a quelle offerte dalla tecnologia per raggiungere obiettivi sempre nuovi, puntando più in alto perché abbiamo qualcosa che ci può essere di supporto. Se questo concetto è applicabile ai soggetti privati, a maggior ragione lo si deve applicare agli avvocati tecnologici. PCT Facile, il primo podcast per avvocati tecnologici. Termino qui questa puntata speciale, siamo arrivati ai saluti finali. Ringrazio Pierfrancesco Torrisi per il voto e Nicola Fabiano, membro della FIF, per il commento che ha lasciato su T-Channels Bot. Ti ricordo che viviamo il futuro digitale. Alla prossima settimana. Ciao! Segui PCT Facile su avvocatotecnologico.it, su Tumblr e su Telegram. Contatta l'autore, Francesco Posati, per idee, suggerimenti, richieste su about.me/fposati o scrivi a me@francescoposati.it. Sostieni il podcast tramite paypal.me/fposati.